ज्ञानति मिरान्दस्याज्ञनञ्जनाशलाकया चक्षुरं विनीतं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरवे गुरुचन्द्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णशताय नम्ने पूर्वद्विष नमः. नमो मावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णशताय नम्ने पूर्वद्विष नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंथरद कंथ नमोस्तुते. तप्त कंसन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी निशभवानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय. वृंदयाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवाचि नमो नमः. वंशकल्पतरूप्यश्च कृपसिन्धुभ्यो च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीगौरांगनित्यानंदशाद्वैतचंद्रकातारशिवसदिघोरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Offro i miei umili omaggi al mio Diksha e Shiksha Guru, Prabhupada Srila Prabhupada Goswami, al mio Shiksha Guru e ad ognuno di voi. Dandava Pranam. Sono veramente felice di essere di nuovo qui con voi per continuare questo capitolo bellissimo di Uddhava in Vrindavana, del libro La bellezza del vero amore di Shripad Bhakti Vedanta Sadhu Maharaj. Guardate che dolce sorriso che ha. Meraviglioso. Allora, ieri abbiamo visto che in questo racconto dove Krishna era triste e Uddhava, vedendolo in quelle condizioni, gli ha chiesto che cosa avesse e lui gli ha detto: niente, stavo ricordando i momenti passati a Vrindavana, e ha iniziato a raccontare delle sue relazioni così profonde, così intime, così dolci. E gli ha spiegato a Uddhava che loro accettano che lui sia Bhagavan, Dio, la persona suprema, e gli ha detto a Uddhava: guarda, fammi questo favore, vai tu a Vrindavana e spiegaglielo, tu sei un pandit. Lui era discepolo di Brihaspati, un grande erudito, quindi puoi spiegarglielo e così cesseranno di provare questo dolore, comprendendo la parte di Dio onnipervadente, onnipresente. E lui ha detto: sì, sì, sarà molto facile per me fare questo. Ma, entrando in contatto con questi amanti di Dio, ha conosciuto una realtà totalmente diversa. Non si aspettava di trovare una devozione così elevata, un amore spontaneo, reale, che andava oltre ogni tattva, cioè ogni verità. Specialmente quando ha incontrato poi Radharani. Ora vediamo la parte seconda. Una volta che Uddhava era con Krishna a Mathura, vide che Krishna era molto triste. Lacrime cadevano dai suoi occhi. Uddhava chiese: che cosa succede? Possiedi ogni cosa. Perché nei tuoi occhi vedo delle lacrime? Krishna rispose: niente, niente. Così Uddhava lo pregò: per favore, devi dirmelo, io sono tuo amico, devi spiegarmi qual è il problema che ti provoca tanto dolore. Krishna allora disse: mi sento colpevole perché ho detto a mia madre che sarei tornato entro 2 giorni. Promisi ai miei amici di tornare presto e lo promisi anche a Radhika e a tutte le gopi. Lo sai tu quanto mi amano? Possiedono bambini, mariti, case, ogni cosa, ma pensano sempre a me. Cucinano in casa e pensano: quando verrà Krishna, così lo potrò servire? Mentre rassettano le case, pensano: se qui è sporco e Krishna arriva, allora non si sentirà a suo agio. Puliscono le case per me, cucinano per me. Ogni cosa che fanno
la fanno per me. Si prendono molto bene cura delle loro famiglie, ma per tutto il tempo il loro cuore è con me. Promisi a tutti loro che sarei tornato presto, mentre sono ancora qua. Uddhava disse: perché ti preoccupi? Sei il Signore Supremo, sei Paramatma, sei ogni cosa, risiedi in ogni entità vivente. Non hai né inizio né una fine, sei il creatore dell'universo intero, sei la forma universale. Predicherò a loro spiegandogli ogni cosa. Sono il discepolo di Brihaspati. Krishna rispose: loro non sono molto istruiti, Uddhava. Non sono letterati, sono persone molto semplici. Non potranno comprendere i tuoi argomenti logici. Uddhava allora insistette: sarà molto facile insegnargli, non ti preoccupare. Così andò a Vrindavana. Si guardò intorno e pensò: oh, questi alberi si stanno chinando per toccare la terra. Uddhava conosceva solamente alberi che crescono in alto, verso il cielo, ma questi alberi stavano chini verso il basso, per toccare la polvere di Vrindavana. Tutte le piante stavano facendo ciò e cominciarono a istruirlo. Dove stai andando? Prendi questa polvere di Vrindavana. Krishna stesso ha giocato qui a piedi nudi. Questo è il posto in cui Krishna dimenticò tutte le sue opulenze e giocò come un bambino. L'intero universo sta danzando come un burattino in accordo alla volontà di Krishna. Ma qui a Vrindavana danzò per un piccolo pezzo di burro quando le gopi glielo chiesero. Muovendo un solo dito, l'intero universo può danzare, ma qui la suprema personalità di Dio danza per un pezzettino di burro. Questa è Vrindavana. Non venire qua a predicare. Non scappare da questo posto. Questa è la terra dell'amore. Questo non è il posto di Krishna. Qui lui non è la suprema personalità di Dio. In questo luogo egli è solamente un pastorello. La regina di Vrindavana è Radhika. Vrindavana è sotto l'influenza di Radhika. Non potrai comprendere Krishna senza la sua misericordia. Uddhava cominciò a capire un poco, perché è molto intelligente, ma la conoscenza era troppo alta per comprenderla immediatamente. Era molto dubbioso sul cambiare se stesso, il suo falso ego. Quando il vento si mosse, della polvere soffiò su di lui, Vraja Raja, sulla sua testa, e così cominciò a cambiare. Pensò: questo non è un posto per la predica, questo è un posto per imparare. Prima si recò dalla madre di Krishna, che stava piangendo, aspettando Krishna. Era diventata molto anziana, ma non voleva morire. Perché? Perché se moriva e arrivava Krishna, questi ne avrebbe sofferto. Quando Uddhava arrivò, lei pensò che fosse Krishna. La sua vista non era molto limpida. Non poteva vedere in modo corretto, ma lo abbracciò. Oh Krishna, sei venuto! Sono molto contenta! Pensiamo ogni giorno a te! Per 3 o 4 ore rimase ad abbracciarlo, piangendo e dicendogli: ti amiamo così tanto! I tuoi amici vengono tutti i giorni, le mucche, i vitelli, ti pensano sempre, non vogliono mangiare niente, sentono troppa separazione da te. Perché sei così in ritardo? Sono comunque felice che sei tornato indietro. Uddhava pensò: come posso dirle che non sono Krishna? Impossibile. Questa anziana donna morirà se le darò questa notizia. Così semplicemente disse:
Certo, madre. Lentamente, quando Yashoda si calmò, Nandababa disse: Questo non è Krishna, è un suo amico. Yashoda ma rispose: Non parlare così, questo è il mio Krishna, non puoi portarmi via dal mio Krishna, lui è il mio Krishna. Lentamente arrivò il tempo per dormire. Nella notte Uddhava pensò: Domani sarà veramente importante che predichi. Tutto questo non le fa bene. Devo annunciarle che suo figlio non ha né inizio né fine, non prende nascita, è il Signore Supremo, non ha forma, risiede in ogni entità vivente, vive all'interno di ognuno e in tutta la creazione. Devo dirle tutto ciò domani mattina. La mattina seguente, Yashoda Ma andò ancora da lui. La 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 la! Mangia il burro e pulisciti la bocca. Questa è la tua acqua. C'è dell'acqua calda per te. Fai la doccia. Poi prese del sapone e cominciò a strofinarlo. Oh, figlio mio, mi sei mancato così tanto. Uddhava pensò: Oh, neanche questo è il momento giusto. Yashodhama portò allora qualcosa da mangiare e lui disse: Madre, voglio dirti qualcosa. Cosa vuoi dirmi? Madre, ciò che pensi riguardo a Krishna non è corretto. Egli è Paramatma, non possiede forma, non è mai nato. È l'Onnipotente, è il Signore Supremo. Yashodhama chiese: Cosa stai dicendo? Sei diventato pazzo? Vieni, ti mostrerò qualcosa. Quella è la culla di Krishna. Dormivo qui quando era un bambino. Quando divenne grande, usavo questo come letto. Vedi i vestiti nella sua camera? Il suo pitambara? Il suo scialle nero? Quando va fuori con il carro, indossa questi, mentre quando esce con le mucche, indossa quegli altri. Quando viene a casa, indossa questi altri ancora. Tutti questi sono i suoi vestiti, ma tu dici che non ha forma. Se non ha una forma allora, come può indossare questi vestiti? Se non è mai nato, come avrebbe potuto dormire qui? Prese del latte dal mio seno per 5 anni. È così forte. Perché? Perché l'ho alimentato io e adesso nessuno può batterlo, nessuno può combattere con lui. Vennero grandi demoni e come li toccava, morivano tutti. Perché? Perché gli ho dato latte per 5 anni ed è così forte. Non confondermi, lui non è la suprema personalità di Dio, non è Paramatma. Nacque in questo posto ed è il mio figlio. Egli giocava con me e se non vuoi credermi, chiedi allora a Nanda Baba. Nanda Maharaj disse: Certo, lo misi molte volte sulla mia schiena, si sedeva sempre sulle mie spalle. Questo è amore. Se non c'è alcun dubbio in amore, allora c'è il vero amore. Non sono pronti per credere che lui è la suprema personalità di Dio, perché quella conoscenza ridurrebbe l'intensità del loro amore. Una volta Krishna volle mostrare che l'intero universo si trovava nella sua bocca. Lo fece perché mangiò della terra e Yashodhama voleva castigarlo per averla mangiata. Ma è nella sua natura mangiare terra. A lui piace tutto. Quando la mangiò, Yashodhama disse: Apri la bocca. Quando aprì la bocca, lei vide l'intero universo al suo interno. Non poteva credere a tutto ciò. Così pensò: Mi è successa della magia nera. Forse sono andata in qualche posto e qualcuno ha fatto qualcosa con la mia mente. Devo andare dal mago nero per pulire me stessa. Com'è possibile che l'intero universo si trovi nella bocca di Krishna? Non ci poteva credere. Parte terza. Uddhava è amico di Krishna e Krishna lo inviò ad aiutare i Vrijavasi perché è molto intelligente e colto negli shastra. Uddhava andò a trovare Yashodhama
e voleva andare anche a incontrare le gopi. Sri Rama e Sudama gli dissero: guarda il dolore in noi, guarda il dolore in noi, ma osserva le gopi e vedi quanto stanno soffrendo. La nostra sofferenza non è niente in paragone alla loro. Le gopi e Kishori Radhika pensano tutto il tempo a Krishna. Noi abbiamo due corpi. Questo è il nostro Satakadea. Quando si dorme abbiamo un corpo sottile nel quale, mentre si sogna, si dimentica ciò che riguarda il corpo fisico. Ma esiste anche un corpo spirituale. Questa è la forma dell'anima, la Svarupa. La Svarupa non è fisica. L'anima fu, è e sempre sarà. Quando qualcuno dice che l'anima non ha una forma eterna, allora quella è una filosofia Mayavadi. Quando si pensa che la jiva sia solamente luce e che l'ultima realtà sia solo luce ed energia, allora questo è Mayavadi. Allora non ci sarà un'individualità eterna e perciò neanche un amore eterno. Ogni cosa, incluso l'amore, sarebbe Maya. È per questo che è chiamata Maya Vada. Esiste una forma e una relazione con l'anima. L'anima è di natura Prakriti. Prakriti significa natura e in questo caso significa femminile. La jiva è femminile. Quando si vuole servire Radhika non si può fare nel corpo maschile. Abbiamo bisogno di servire nel sentimento Prakriti, indole femminile. Dobbiamo sviluppare la nostra consapevolezza in questa coscienza anima. Allora possiamo crescere nella nostra vita spirituale. È molto difficile abbandonare il falso ego, essendo nella scienza del corpo, nella coscienza del corpo. Questa è la sola sofferenza nella vita. Krishna è in piedi, accanto a noi, a guardarci. Quando si guarda attentamente, allora si potrà vedere che Lui è sempre con noi, perché è costantemente connesso con l'anima. L'anima è sempre connessa con la superanima. Quando Lui si trova lì, ed io mi trovo qua, e voglio anche rimanerci, come potrò allora raggiungerlo? Una condizione simile la troviamo con Uddhava. Krishna conosce la sua condizione. Se gli predico, cercando di convincerlo, allora non capirà e non crederà, perché la conoscenza potrebbe anche creare dei problemi nella comprensione. È meglio che vada lì, per conto suo, per scoprire cosa sia più elevato. Rituali d'adorazione o prema, bhakti. Quando c'è prema, ogni altra cosa è inferiore. Quando ero molto giovane e cominciai la vita spirituale con il mio Gurudeva, volevo raggiungere qualcosa ogni giorno, con il canto, agendo e leggendo. Dopo 4-5 mesi mi chiamò e mi disse: stai facendo molto bene, ma non è il lavoro di un giorno. Non puoi ottenere prema con i tuoi sforzi stressanti ed il tuo agire intorno, il tuo girare intorno. La prima cosa di cui hai bisogno è sviluppare purezza. Purezza significa mettere l'anima al centro. Significa anche essere nella nostra forma spirituale. Per la sua misericordia l'ho ottenuta. Quando sei fisso lì, l'ascolto è la cosa più importante da fare. Automaticamente un giorno tutto sarà rivelato e ti sarà svelato senza alcuno sforzo. Posso dirti che è reale. Il mio Gurudeva mi disse: aspetta e guarda, non avere fretta, sviluppa la tua purezza e vivici.
In questo modo ogni cosa ti sarà rivelata, mio caro. Dopo aver incontrato Yashodhamma e gli amici di Krishna, la purezza cominciò a svilupparsi in Uddhava. Gli amici di Krishna gli dissero: «Perché ci stai osservando? Guarda il dolore delle gopi e quanto stanno soffrendo per Krishna. Piangono giorno e notte. Dillo presto a Krishna, non sopravvivranno». Uddhava disse: ho una lettera per Radha da parte di Krishna. I pastorelli dissero: «No, non andare lì. Rimani dietro qualche albero ed osserva cosa sta facendo. Inizialmente si deve guardare da una certa distanza. Non puoi andarle vicino, perché dapprima dobbiamo stare in disparte, senza accostarci, ed imparare come servire. Il guru ti mostrerà come inserirti, e allora potrai andare. Rupa Manjari ti mostrerà la via, e dopo anche Ananga Manjari. Tutti ti aiuteranno, ti mostreranno l'anima come servire lì. Ci sono tre acharya: Sanatana Goswami, Rupa Goswami e Raghunatha Das Goswami. Senza sambandha, relazione, la vita non può crescere. Srila Prabhupada scrisse nell'introduzione alla Bhagavad Gita che solamente Arjuna può capirla, perché possiede una relazione. Quando si conosce la propria forma e si possiede un Ishta Deva, cioè una divinità nel nostro cuore che veramente abbiamo deciso di adorare, allora si può sviluppare un rapporto. Non puoi avere una relazione con questo corpo fisico. Dall'identificazione con la creazione temporanea non si può capire l'eterna forma dell'anima. La relazione si trova nella coscienza dell'anima. Rupa Goswami è l'acharya di Abhideya Tattva, che significa compiere qualcosa al di fuori del corpo fisico. Comprendi la tua identità e vivi in quel piano, praticando. Vivi in questo corpo, ma ne rimani distaccato. In tutti i libri si trovano tre argomenti: sambandha, essere consapevoli del collegamento di base, la verità a riguardo alla relazione che abbiamo con Krishna, Abhideya, la metodologia per raggiungere l'obiettivo più elevato, il percorso verso la perfezione reale, e Prayojana, l'obiettivo più alto. Raghunatha Das Goswami nei suoi libri spiega il Prayojana Prema. Il mio Prayojana non è vedere Krishna come suprema personalità di Dio. L'obiettivo non è vederlo 10 volte, potresti vederlo ogni giorno. L'obiettivo è la mia relazione personale d'amore. Riconoscere Krishna come il creatore non è il mio Prayojana. Il mio Prayojana è sapere come amarlo. È Prema Bhakti. Se voglio amare qualcuno, allora dovrò conoscere chi già lo ami. Colui che ha una relazione sambandha può dirtelo. Devi prendere rifugio nel guru, che si trova nel tuo rasa. Questo è molto importante, ci sta dando istruzioni elevatissime. Dobbiamo cercare di conoscere il nostro rasa, cioè il nostro sentimento devozionale, che riguarda nei confronti di Radha e Krishna. Solo dopo si potrà anche comprendere veramente qual è il guru che fa per noi, perché deve essere nel nostro rasa, cioè deve aver realizzato ciò che noi vogliamo realizzare, vivere. Radhika piange: «Oh Vishaka, oh Lalita, guarda, Krishna sta arrivando, è venuto e si nasconde dietro gli alberi. Andate a cercarlo, si trova dietro l'albero Tamal». Vishaka e Lalita andarono a cercarlo e dissero:
Non possiamo trovarlo. Radhika allora insistette. L'ho appena visto. Stavamo parlando e lui è andato dietro l'albero a nascondersi. Uddhava, che stava osservando, disse tra sé. Veramente? Anche io ho visto Krishna sedersi e parlare a Radhika. Dove è scappato? Dove si è nascosto? Dove è andato? Krishna non lascia mai Vrindavana. Radhika comincia così a piangere. Dove se n'è andato? Ogni momento prova separazione ed unione. I loro incontri le danno piacere e quando lui non è lì, allora prova separazione. Una piccola ape le vola vicino. Così Radhika disse. Vedete? Sta suonando il suo flauto e così gioca con l'ape. Ma oh no, l'ape è Krishna. L'ape è nera ed anche Krishna è nero e si sta muovendo vicino alla mia testa. Digli di andare via. Non voglio né vederlo né parlargli. Porta qualche forbice, voglio tagliare i miei capelli neri perché mi ricordano Krishna. E quando qualcuno lo pensa, il mio amore per lui si incrementa. Ma quando scompare, allora il dolore è persino più grande. Meglio non pensare a lui. Non voglio vedere cose nere, mi danno dolore e mi prendono in giro. Ho commesso un errore nella mia vita, nel cominciare una relazione con questo Krishna nero. Prima ero felice, adesso non posso morire. Perché devo aspettare di incontrarlo. Se arrivasse e non mi vedesse, soffrirebbe e non lo posso tollerare. Per me è molto difficile scegliere tra entrambe le possibilità, vivere o morire. Le Sakhi sono molto preoccupate, non sanno come renderla felice. Krishna è l'unico modo, deve venire, alleviare il suo dolore. Uddhava sta sempre guardando. La mia Ishtadevi è Radhika. Medito solamente su di lei. Leggo solamente ciò che la riguarda, poiché è la mia Ishtadevi. E si esito a dire di più su di lei. Ma ti dico che quando nella nostra vita sorge la buona fortuna, prendiamo rifugio in Kishori Radhika. E allora realizziamo che la sola via per raggiungere Krishna è Kishori. C'è un bellissimo poema di Bhaktivinoda Thakura. Radha bhajane yadi mati nati bela, Krishna bhajana tabba kara akarana gela. Posso adorare Krishna per molti e molti anni, ma non succede niente. Però quando comincio a spostare la mia attenzione verso Radhika, allora Krishna arriverà di corsa, perché è attratto dalla Bhakti e Radhika è la forma condensata della Bhakti. Perché andiamo da Krishna? Ci andiamo per raggiungere Radhika. Quando sei in Vrindavana, puoi ascoltare tutti quanti che dicono Radhe Radhe. Non dicono Krishna Krishna, dicono oh Radhe, Radhe! Come posso ottenere Krishna? Aiutami, aiutami! Quando diciamo Krishna Krishna, allora vogliamo sapere come raggiungere Radhika. Solamente lui può mostrarci la via. Srila Prabhupada amava la canzone Bhajo Re Mana, specialmente le ultime due righe. Pujana Sakhi Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Abhilasa Re. L'intenso desiderio di questo servo di Govinda è adorarlo, dando completamente se stesso, come fecero le Sakhi in Vrindavana. Il poema Jaya Radha Madhava l'amava anche di più. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi jana vallama girivara dhari Yashodana.
Jaranjana Yamuna Tiravanachari. Krishna è l'amato di Radha, mostra molti passatempi amorosi nelle foreste di Vrindavana. È l'amato dei pastorelli di Vraja, il sollevatore della collina Govardhana, l'amato figlio di Madre Yashoda, l'allegria degli abitanti di Vraja, che vaga nei boschi lungo le rive del fiume Yamuna. La cantava ovunque, riguarda il Madhava di Radha. Lei vinse il suo Madhava, che adesso è controllato da lei, Kunja Vihari. Sono Krishna e Radha, vivono nel Kunja e voglio vederli lì. Gopi Jana Vallabha, questo approccio è più elevato. Il più caro di Gopi Jana non è l'amato degli abitanti di Dvaraka o Kurukshetra, ma è l'amato delle gopi di Vrindavana. Giri Varadari, tu sei la persona che con una mano ha sollevato la collina Govardhana. Non ho bisogno della tua opulenza, ho bisogno della tua dolcezza. Come hai fatto per i Vrijavasi, tenendo sul tuo dito la collina per 7 giorni. Anche noi siamo tuoi piccoli servitori, puoi proteggerci. Yashoda Nandana, Vraja Jana Ranjana. Devaki Nandana non è menzionata qui. In Vrindavana solamente Yashoda Ma è la madre di Krishna. Vrindavana non è il posto di Krishna, è quello di Kishori. Lei qui è la regina. Ovunque vedi opulenze, Krishna si trova lì. A Vrindavana non c'è opulenza. L'acqua è salata, non ci sono fiori, ma solo cespugli spinosi. Le strade sono sconnesse e c'è così tanta sofferenza. Vrindavana però è il posto più elevato nell'universo, perché l'amore divino fluisce lì. Per riceverlo ho bisogno di una chiara e pura coscienza. Benissimo, allora vediamo se riusciamo a continuarlo domani o altrimenti ci vedremo sabato con il capitolo Tu sei mio, io sono tuo. Abbiamo visto che qui Sadhu Maharaj ci ha rivelato qual è l'Ishta Devi, Devi perché è femminile, del suo cuore ed è quella di ogni aspirante mangiare. Noi che seguiamo Rupa Goswami, quindi Rupa mangiare, il sentimento è proprio questo, quello di mettere al centro del proprio cuore Radharani. Quindi auguro ad ognuno di noi di scoprire la propria Istadeva o Istadevi e di iniziare ad avere una reale relazione e scambio d'amore profondo, che solo questo scambio può nutrire il nostro cuore e cambiare totalmente la nostra vita. Vi ringrazio a tutti quanti, un caro saluto ad ognuno di voi, un abbraccio grande e ci sentiremo molto presto. Radhe, Radhe, buona serata.